L'onorevole Scagno a Riceci al fianco dei cittadini che protestano contro la realizzazione della discarica. L'ex ministro dell'Ambiente commenta: surreale pensare a questo progetto nel 2023. Rete fognaria a Sassonia, lunedì prossimo l'avvio dei lavori, prevista la chiusura a step di strade e parcheggi. Fanno full LED, oltre 9.000 corpi illuminanti verranno sostituiti in 830 vie della città, il comune risparmierà 400.000 euro sulla bolletta. Bando per il miglioramento della rete stradale, il consigliere regionale Luca Serfilippi replica l'assessore Fanese ai lavori pubblici. Brunori ha ammesso l'errore, ha detto: non è la prima volta che fanno perdere treni importanti, in questo caso 300.000 euro di soldi pubblici. L'enogastronomia di qualità diventa sempre più attrattore del turismo fanese, premiati da Confturismo i prodotti di eccellenza. Attività teatrali e inclusione nel mondo del lavoro. Sabato al Centro Itaca di Fano si inaugura La Dimora, il nuovo laboratorio per l'inclusione. Stasera, dopo il telegiornale, torna Guarda chi c'è, ospite Paolo Alberto Del Bianco, critico cinematografico e titolare dello studio Del Bianco. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, perché nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Pantano, siamo a Pesaro, per una fuga di gas verificatasi nei pressi di via Mancini. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando la squadra dei pompieri è intervenuta per svolgere le verifiche del caso. L'area interessata è stata chiusa al traffico, i controlli sono proseguiti per alcune ore e nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, è stata individuata l'area della perdita. Attualmente operai e tecnici sono al lavoro per riparare il guasto. Impegnati, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale e i tecnici di Marche Multiservizi. Questa mattina l'onorevole Alfonso Pecoraro Scagno ha fatto tappa a Riceci. L'ex ministro dell'Ambiente, al termine dell'incontro con i cittadini, ha parlato della possibile nascita della discarica. Lo ha intervistato Marco Lonigro. A me sembra surreale che nel 2023 qualcuno proponga una discarica in un quadro ambientale di pregio, peraltro in un'area vicina a una realtà come Urbino, che è un patrimonio mondiale dell'umanità, ma soprattutto quando tutte le normative europee e internazionali dicono che oggi le discariche andrebbero chiuse, quelle esistenti, e le strategie internazionali moderne prevedono che ci sia la strategia rifiuti zero e che quindi tu i rifiuti cerchi di riutilizzarli, riciclarli, rilavorarli, ma non li butti certamente in una discarica. Quindi siamo di fronte a un progetto francamente obsoleto e che comunque non è compatibile con una zona di questa qualità ambientale. Gli ultimi che stanno facendo le discariche le fanno in zone abbandonate, degradate, che vengono eventualmente utilizzate per discariche provvisorie, e già quelle sarebbero inaccettabili. Pensiamo a farlo in questa zona, quindi io credo che è giusto fare appello a tutte le autorità che hanno capacità di ascolto e di intervento, perché questo progetto si blocchi subito per evitare ai cittadini e al territorio una tensione e per evitare tra l'altro anche danni economici, perché chi fa un progetto sbagliato e poi viene bloccato dovrebbe rispondere dei danni economici che ha causato per aver fatto un progetto sbagliato. Proseguono gli interventi di sostituzione delle vecchie lampade stradali nella città di Fano con quelle a LED. I lavori presentati questa mattina in comune a Fano verranno eseguiti da ASET SPA e si concluderanno entro dicembre del prossimo anno. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Terza conferenza sul progetto di relamping a Fano. Dalla presentazione dello scorso anno, questa volta si passa ai fatti con alcuni interventi già eseguiti. Sono stati illustrati dall'amministrazione comunale fanese e da ASET SPA i progetti terminati e quelli futuri sulla sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a LED, più luminose, meno inquinanti e con costi contenuti. Con questa operazione si andrà a risparmiare sulla bolletta finale circa 400.000 euro. Prevede la sostituzione dei 9.000 corpi illuminanti attualmente a scarica con altrettanta tecnologia LED.
Grazie a questo progetto avremo la possibilità di risparmiare per il costo dell'energia elettrica un valore di circa il 43%, che equivale a circa 2,1 gigawattora di energia elettrica, equivalente a loro volta a circa 403 tonnellate di petrolio equivalente. È un progetto che verrà realizzato nel corso dell'anno 2023, che è già in corso. Infatti sono già stati sostituiti circa 700 corpi illuminanti e si concluderà indicativamente nel dicembre del 2024. L'investimento è di circa 2,5 milioni di euro. Addio dunque alla luce arancione, infatti si passerà ad una colorazione chiara e naturale in alcune arterie cittadine. Infatti i primi interventi sono stati eseguiti in diverse zone della città, tra queste, per citarne soltanto alcune, il Lido, il Pincio e lungo l'interquartieri. Un impianto all'avanguardia che garantirà anche maggiore sicurezza grazie alla possibilità di intervenire in singoli luoghi. La cosa importante è che aumenta anche la luminosità con nuovi modi di controllarla, di renderla più diciamo così, utile alle varie esigenze che il comune può avere o che determinate zone hanno. La cosa importante appunto è perseverare nella ricerca sia di fonti alternative che di modalità per risparmiare l'energia elettrica, perché penso che sia un fine a cui tutti dobbiamo tendere sempre più e in modo maggiore chi ha delle responsabilità come le nostre. Un intervento dunque che porterà benefici al comune di Fano, come ha ricordato il sindaco Seri. Con un'azione abbiamo ottenuto tre risultati. Un primo risultato, farlo attraverso la nostra società che è capace, competente, professionale e funziona, lo voglio sottolineare. Andiamo a portare un risparmio altissimo sia all'amministrazione e in parte che rimane alla nostra società, e usiamo tutte le ultime tecnologie, quindi diamo un servizio ancora migliore per quello che riguarda l'illuminazione e tutto quello che è legato all'illuminazione. Partiranno invece lunedì prossimo 13 novembre i lavori della nuova rete fognaria in zona Sassonia, un intervento che comporterà a step la chiusura di strade e parcheggi. Lunedì partiranno i lavori per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fognario nell'area di Sassonia. Consiste in un investimento molto importante di 1.775.000 euro, di cui è parte, diciamo, di finanziaria anche ASET, e che permetterà di realizzare un collettore per quello che è lo smaltimento delle acque meteoriche, che servirà di acque bianche tutto un nuovo comparto. Quindi precisamente sono tre nuovi comparti che verranno attivati, e quindi sono via Gentile da Fabriano, via Le Battisti, via della Marina e via Caduti del Mare. Questo intervento decisamente vuole migliorare quelle che sono le modalità di smaltimento e di recapito delle acque meteoriche. Questo nuovo collettore appunto consiste nella posa in opera di una tubazione in PVC che verrà intervallata da una serie di pozzetti dove verranno confluite appunto le acque captate dalle nuove caditoie. Contestualmente a questo sarà collocata anche una nuova fognatura delle acque nere insieme a quello che poi conseguentemente si farà come allaccio privato. L'intervento naturalmente terminerà poi con tutto quello che è l'asfaltatura delle strade interessate. Dal 13 novembre all'11 marzo del 2024 una parte del parcheggio di via Perugino e di via Manzoni verranno interdetti al parcheggio perché utilizzati dalla società per fare i lavori, quindi come area di cantiere. Dal 13 al 22 di novembre verrà chiusa la corsia lato canale via Nazario Sauro all'innesto con via Caduti del Mare. Successivamente dal 25 al 29 novembre verrà chiusa la corsia delle abitazioni di via Nazario Sauro all'innesto con via Caduti del Mare. Dal 19 novembre al 27 dicembre verrà chiusa via Caduti del Mare all'innesto con via Nazario Sauro e via del Perugino. Qui oggi arriviamo a dare una indicazione di massima sino a dicembre. A dicembre faremo un punto per poi riillustrarvi quello che sarà il proseguo dei lavori. Torniamo a parlare ora del bando della Regione per il miglioramento della rete stradale, perché dopo l'accusa del consigliere regionale Luca Serfilippi sull'esclusione di Fano per via di un errore commesso dagli uffici comunali e dopo la replica dell'assessore Brunori, che ha invece confermato la correttezza della domanda inviata nei tempi stabiliti, oggi è arrivata la replica di Serfilippi.
Ser Filippi, ieri sera l'assessore Brunori ha dichiarato che la domanda presentata dagli uffici comunali era completa e precisa e si è detta anche stupita delle sue accuse. Che cosa risponde? Sì, replico sia nel merito che nel metodo. Di fatto l'assessore conferma che ha sbagliato gli uffici e quindi l'amministrazione a presentare la domanda in regione, perché gli allegati con un link non sono allegati alla domanda e non è la prima volta che purtroppo Fano sbaglia e perde dei treni importanti. Qui sono 300.000 euro di soldi pubblici che potevano venire al comune di Fano e che purtroppo Fano ha perso. Mi dispiace che l'assessore si senta offesa, però io offro sempre la massima collaborazione verso l'amministrazione comunale di Fano, ma quando vedo un'esclusione per una mera formalità e quindi un pressapochismo l'ho dovuto segnalare e mi sento di segnalarlo. Spero che non si perdano altri fondi che la regione ha destinato a Fano su altri settori importanti per Fano. Ma ha avuto un ripensamento in merito alla sua decisione iniziale di non candidarsi a sindaco della città di Fano? No, nessun ripensamento. Mi dispiace che venga messa come una forma di campagna elettorale, perché io non sono in campagna elettorale. La regione sta investendo tanto su Fano, e nonostante le critiche del sindaco a volte o anche di qualche assessore, ma che alla fine sono poca cosa rispetto ai fatti che stiamo facendo come Regione Marche. Come consiglieri comunali però siamo lì anche per giudicare, per puntare il dito quando qualcosa non funziona, e in questo caso ho puntato il dito su cose che non funzionano. Ci tengo anche a dire che i famosi 150 milioni ventilati dall'assessore Brunori non sono 150, perché il piano triennale delle opere pubbliche parla di 120 milioni di euro. Di questi 120 milioni più di un terzo sono sul triennio del 2026, quindi probabilmente non vedranno mai la luce. Ci sono cantieri come penso ad esempio la biblioteca Federiciana, che purtroppo probabilmente non riuscirà a decollare, e lì sono 10 milioni di euro. Altri cantieri importanti messi nel triennale, come ad esempio la ciclabile di Metaurilia, che servono 16 milioni, e pensate se il comune di Fano ha 16 milioni. Un'altra opera, 27 milioni di euro, la variante Gimarra, che se non verranno prorogati probabilmente il comune di Fano perderà. Quindi adesso non prendiamoci in giro, non prendiamo in giro i cittadini fanesi. Ognuno è pagato per lavorare per il bene della città, lei fa bene l'assessore. Quando uno critica bisogna anche a volte dire abbiamo sbagliato, la prossima volta non commetteremo l'errore. Ecco, da qui questo mi aspetterei da un assessore, visto che i fondi del PNRR, e concludo, non sono stati condivisi con nessuno, in primis con i consiglieri comunali eletti dai cittadini. Si intitola Del nostro meglio l'iniziativa della Confturismo Marche Nord, che ha premiato gli imprenditori che hanno messo in commercio i prodotti d'eccellenza del territorio, prodotti che nel nome della qualità hanno promosso il nome di Fano con effetti positivi sul turismo. La cerimonia si è tenuta questa mattina nella sede della Newco Promo, ditta che ha assunto una posizione leader nel settore delle vongole. Massimo Foghetti. L'enogastronomia è sempre più una forma di attrazione turistica del territorio. Vengono apprezzati in modo particolare i prodotti locali. Ebbene, la Conf Turismo ha voluto premiare gli operatori che si sono distinti per la qualità dei loro prodotti, in quanto hanno contribuito sensibilmente all'arrivo e alle presenze del turismo fanese. Luciano Cecchini, una idea che valorizza ancora di più l'operato di queste persone. Sì, tantissimo, anzi si può dire che il nostro fiore all'occhiello, perché tutti i turisti che vanno e sperano di incontrare questa innovazione, il turismo esperienziale, il turismo gastronomico, hanno l'opportunità di farlo conoscere queste aziende. E noi vediamo tipo le nostre cantine, che fino qualche anno fa era un qualcosa di impossibile andare a fare la visita alle cantine, oppure i produttori di formaggio che fanno vedere come si fa il formaggio. Per noi è stato proprio veramente una chiave vincente per portare il successo del nostro entroterra e del nostro mare. E la fortuna del nostro territorio è quella di avere tantissimi prodotti di grande qualità. C'era solo l'imbarazzo della scelta. Sì, anzi, noi ogni anno lavoriamo proprio per trovare la soluzione di portare avanti questa iniziativa, chiedendo anche al turista. Il turista che va a come ti sembra, cosa ti è piaciuto, e noi abbiamo avuto grandi risposte dall'olio al tartufo, al formaggio, al vino, al miele, naturalmente anche la cosmesi, i profumi, e con questo
sta andando avanti alla grande, perché io dico sempre che il turista che ritorna a casa deve avere un qualcosa di innovazione, un qualcosa da raccontare agli amici che gli amici non hanno fatto. E una curiosità, lasciare la curiosità all'amico che racconta i punti e le cose che hanno visto. Ci spostiamo al centro Itaca di Fano, dove sabato verrà inaugurato un nuovo laboratorio polivalente previsto dal progetto Ergon. Sentiamo allora di che cosa si tratta nel servizio di Esther Musco. Inclusione, abilità e speranza sono le peculiarità principali del nuovo progetto Laboratorio di Formazione e Accoglienza Ergon, presentato alla stampa ieri mattina presso il centro di ipoterapia Itaca di Fano, situato in via Madonna del Ponte. In presenza del Rotary Club di Fano, dell'associazione ANFAS e dell'assessore delle politiche sociali del comune di Fano. Il presidente del Rotary Club di Fano ha sottolineato come il progetto sostenuto economicamente rientra a tutti gli effetti negli obiettivi del Rotary Club. Dove esistono progetti di responsabilità sociale come questo, Rotary c'è. Questo è un progetto di inclusione. Inclusione è parte integrante dei nostri obiettivi, inclusione e speranza. Noi daremo speranza alle famiglie. Questa speranza significa garantire che i propri figli, gli utenti di questo centro, possano avere una dimora, che è questa, dove si riesce in qualche modo a sviluppare quelle che sono in senso positivo le abilità. Queste persone, noi siamo sempre stati abituati a vederli come disabili, che sono un'eccezione negativa, invece noi, per noi hanno delle abilità, queste abilità le andiamo a cercare, le andiamo a costruire, le andiamo a far crescere, e questa dimora serve a far questo. È un'inclusione sociale, perché questa dimora sarà aperta anche alla cittadinanza, quindi qui incontro tra la cittadinanza e le persone un po' più svantaggiate permette questo fatto di fusione sociale tra questi individui. Questa cosa diventa fondamentale perché è un centro nel quale, lavorando, potenziando le loro caratteristiche, questi ragazzi possono entrare nel mondo del lavoro e possono sentirsi utili, e questo è veramente importante per una collettività come questa. L'ANFAS Onlus di Fano è gestore della struttura socio-educativa riabilitativa Centro Itaca e punta con il nuovo progetto ad un'inclusione lavorativa dei soggetti fragili. Il progetto che abbiamo pensato è quello di creare un ambiente lavorativo, una sala polifunzionale in cui verranno fatti dei laboratori protetti per l'inclusione lavorativa, ma anche di altro genere. L'idea è quella di dare un'opportunità ulteriore ai ragazzi che frequentano qui Itaca, poter fare intervenire anche altre persone, anche dall'esterno, per aprirlo all'esterno e per aprirlo alla fruibilità da parte di tutti. Insomma, è un bene della collettività, ci teniamo che il bene possa essere utilizzato da tanti. Per l'assessore alle politiche sociali, il progetto Ergon è un passo avanti significativo di apertura per la comunità. Apertura alla comunità, di opportunità ulteriori per i ragazzi, soprattutto con disabilità, di poter formarsi, di poter sviluppare le proprie abilità e di poter essere integrati sempre di più e essere percepiti nella comunità. Per cui, ecco, è un passo verso la direzione di nuove collaborazioni, una nuova apertura, e alla fine far sentire alla città che il centro Itaca è un centro che ha tante potenzialità a disposizione di tutti. Sarà dedicato a Eleonora Fregulia e al suo dolce sorriso la sala polifunzionale laboratorio polivalente La Dimora, che verrà inaugurata sabato 11 novembre alle 10:30, e per l'occasione sarà offerto un aperitivo alle autorità e a tutta la cittadinanza. Invece all'Etica Center di Fano sabato si terrà un convegno ad ingresso libero sulle neuroscienze tra psicologia e filosofia. Sentiamo le interviste che ha realizzato Stefania Schiaroli. Siamo qui questa mattina per presentare l'evento dell'11 novembre, di sabato 11 novembre, e neuroscienze tra psicologia e filosofia. E questo, diciamo, è il titolo principale dell'evento, che ha la sua caratteristica prioritaria nel rispondere alla terza missione dell'università. L'evento nasce appunto in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, Dipartimento d'Eccellenza Scienze Umane, e Università Popolare Etica. In particolare, in questo caso, la terza missione ci permette di entrare la mattina dell'11 novembre, di sabato, con dei laboratori di filosofia presso il liceo Nolfi Apolloni di Fano, le classi quinte, le ultime classi. Poi il pomeriggio, appunto, a Fano, presso i locali di Etica Center,
in via Enrico Mattei 24P, si svolgerà il convegno dalle 16, andare avanti fino alle 19:30, poi ci sarà anche una tavola rotonda finale. A chi è rivolto? In particolare è rivolto un po' a tutti coloro che sono interessati all'argomento, ma a tutti gli insegnanti, esperti della relazione, quindi psicologi, educatori. L'evento è gratuito? L'evento è assolutamente ad ingresso libero, l'evento di sabato del pomeriggio è assolutamente ad ingresso libero. L'obiettivo è quello di portare dei temi di alto livello dal punto di vista scientifico come le neuroscienze, alla portata della popolazione. L'obiettivo è quello di creare delle consapevolezze più profonde su come funziona la psicologia, la filosofia, con tutto il valore aggiunto che ci portano le neuroscienze e la biologia, su come funziona il sistema nervoso, le emozioni e in questo specifico convegno il rapporto, diciamo meglio, il parallelismo tra mente e corpo. Quindi, come si svolgerà il convegno? Alla mattina ci saranno dei laboratori per gli studenti delle scuole superiori, delle scuole di secondo, istituti di secondo grado, e al pomeriggio a partire dalle 4 ci saranno dei relatori illustri, tra cui i direttori di dipartimento, che parleranno del loro punto di vista riguardo questo importante tema. A Palazzo Bracci Pagani è stata inaugurata una mostra dal titolo Costruttori di Pace, alla presenza di un numeroso pubblico, oltre al sindaco di Fano Massimo Seri e al vescovo Andrea Andreozzi. Il servizio è di Cristiana Guerra. È una parola che non si usa quasi più, un obiettivo che si costruisce con la cultura del rispetto e la cooperazione, e non con le armi, la pace. Un tema quanto mai attuale, oggetto di una mostra inaugurata sabato scorso a Palazzo Bracci Pagani, alla presenza del sindaco Seri e del vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola Andreozzi, che ha ribadito: dobbiamo essere tutti portatori e costruttori di pace. Protagonisti della mostra Carlo Bo, Giorgio Lapira, Ernesto Balducci, Valerio Volpini e Don Lorenzo Milani. Cinque personaggi interfacciati con altrettante figure storiche, uomini costruttori di pace, documentata attraverso un prezioso materiale, lettere, carteggi, libri e foto. Tra i promotori dell'evento, Giorgio Tabanelli, della Fondazione Carlo Bo, e Luciano Benini, della Scuola della Pace, con la collaborazione delle diocesi di Fano, Pesaro, Urbino, il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dei comuni di Pesaro, Urbino e Fano. Nel mondo si spendono 2.241 miliardi di dollari in spese militari, l'Italia spende 28 miliardi di euro. L'idea è che se noi continuiamo a spendere per la guerra e non facciamo educazione alla pace, poi la gente rassegnata dice che insomma non c'è alternativa alla guerra. Queste cinque figure, ma anche quelli collegati con loro, perché chi verrà alla mostra vedrà che si parla anche di Danilo Dolci e di altre figure molto importanti, padre Turoldo. Ecco, queste persone hanno creduto che fosse possibile smetterla con la guerra. La guerra è come una malattia, si può curare e prevenire soprattutto. Ecco, allora questa è un po' l'idea. L'educazione alla pace è proprio il prepararsi in tempo di pace a evitare ogni possibile guerra futura. Un tema quanto mai attuale. Certo, due guerre, ma poi ce ne sono tantissime, in genere i mezzi di informazione ne portano a conoscenza poche, quelle magari che hanno più riflessi sulla nostra vita, ma le guerre purtroppo sono tante. Ecco, quello che bisognerebbe riuscire a fare è prevenirle prima, e sia in Ucraina sia in Palestina davvero si poteva fare molto molto di più. Adesso è importante il cessate il fuoco, sedersi con l'ONU, che è l'organismo a questo deputato, e fare in modo che si possa ricostruire quello che la guerra come sempre distrugge. E invece le scuole possono venire a visitare la mostra? Certamente, proprio perché la nostra idea è quella dell'educazione alla pace, chi più delle scuole avrebbero bisogno appunto di appuntamenti come questo. Quindi su chiamata, su una telefonata, sicuramente noi ci rendiamo disponibili ad aprire la mostra e soprattutto a illustrarla e a rispondere poi a tutte le domande che sicuramente suscita questa mostra nel cuore e nella mente dei giovani che vorranno venire a visitarla. Il 2023 è un anno particolare, che cosa si celebra? 2023 è il centenario della nascita di Valerio Volpini, nato il 29 novembre di 100 anni fa. È una figura importante, giornalista, scrittore, partigiano, uomo politico, si è sempre ispirato al giornalismo positivo,
contro la violenza e si è ispirato ai valori dell'umanesimo cristiano. In questa mostra noi esponiamo, oltre a Valerio Volpini, l'opera di Carlo Bo, che è stato il docente con cui Volpini si è laureato, ma anche Giorgio La Pira, Don Lorenzo Milani, Padre Balducci e quegli uomini che hanno costruito la pace attraverso il pensiero, l'opera e la riflessione. Fino a quando è possibile vedere la mostra? La mostra è possibile visitarla fino al 24 novembre, il pomeriggio dal martedì alla domenica dalle 17 alle 19. Vi ricordo che lunedì prossimo, in diretta dalle ore 19, il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, sarà nostro ospite al programma Primo Cittadino. Tra poco invece trasmetteremo la seconda puntata della stagione di Guarda chi c'è, ospite Paolo Alberto Del Bianco, critico cinematografico e titolare dello studio Del Bianco. Seguirà uno speciale sulla presentazione di Choco Marche, l'evento dedicato al cioccolato di qualità che si terrà dal 17 al 19 novembre ad Ancona. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata su Fano TV.